Ragazzi, non so dove vi stiamo portando, per meglio dire, potrei avere un'idea, però guardate la bellezza di questa villa, di questa casa, che comunque giace in assoluto stato di abbandono perché tutte le finestre, gli accessi sono aperti, ma è meravigliosa soltanto a vedersi, ragazzi. Non so che cosa ci può essere all'interno, però già il posto così merita, già solo per questo merita. E adesso vi porteremo con noi in questa nuova avventura per la prima volta. E in questa casa che è, diciamo, scoperta quasi per caso, nella fitta vegetazione non si vedeva nulla. E quindi andiamo a vedere insieme e È caso proprio di dire quando scevo, scevo. scevo, scevo. Andiamo. Dopo esserci avventurati nei boschi pugliesi, da lontano vediamo questa villa di incredibile fascino e bellezza spuntare tra la fitta vegetazione. Molto più somigliante ad un piccolo castelletto, in passato questa casa, con molta probabilità, fu una trattoria o un ristorante, ma nulla si sa al riguardo circa l'anno e le motivazioni che hanno poi portato al definitivo abbandono della struttura. Abbiamo trovato un sentiero che ci sta portando, ragazzi, guardate che meraviglia di casa. Guarda che è tutto accessibile, ragazzi. È tutto accessibile, ecco perché io dico che potrebbe essere. Sì, sono aperte, ecco perché dico che potrebbe essere vuota perché è tutta aperta. Cioè, completamente aperta, quindi sicuramente io sono convinto che non siamo i primi a essere passati di qua. Credo, eh. Poi bisogna stare attenti. Sta roba, oh ragazzi, oh, ma qua che è? Aia, guarda le bici, le biciclette dei bambini. Questi bicchieri sembrano sempre quelli dei ristoranti Sì, questi. sì. Non è che forse era anche un tipo una trattoria, qualcosa, ci avevano. Non lo so, sì, mi sa forse un locale è stato questo. Forno elettrico questo qua. Sì, quindi probabilmente è stata. Allora, vedi questi funghi? Oh no, questi sono del riscaldamento. Quindi è probabile che questo sia stato un locale allora. Vabbè, qua sta vuoto. Sì, sicuramente. Però non ricordo mai che ci fosse stato un locale qui. Forse è vecchio, perché da giudicare dalle sedie pure. Guarda quante ciotole. Queste erano le ciotole per gli stuzzichini, vedi? Quando mettevano al centro gli Sì, stuzzichini. Ma io perché penso più a un ristorante, vedi quanti bicchieri. Eh sì, tutte queste sedie accatastate, però sinceramente non ricordo che. a chi si comporta male, eh? A cucchiarella, a colpi di cucchiarella, chi si comporta male. Hanno accatastato tutti i mobili qua, tutti gli arredi qua, i tavoli, le sedie. Cioè, comunque veramente in assoluto stato di abbandono sto posto. Oh, e che belli servizi di quanti pastiere, cose, guarda Quanti qua. bicchieri, guarda. Ma comunque ci sono stati un sacco di topi perché vedo anche le varie cacche dei topi qua. Questi, ah, condizionatori, cose. Assurdo. Beh, Vabbè, già lui, i topi. qua hanno accatastato i mobili. Questi sono, vedi, i vassoi, ma i braccioli, ma evidentemente qualcuno ci viveva pure qua. Ma Non. sicuramente, perché ci sono cose di bambini, vedi? Questa qua, vedi? Vabbè, ok. Questa qua, fa i crocchè, Uno fa i schiacciapatate, quindi. gattò, o schiacciapatate, sì. Eppure, guarda, sembra veramente nuovo. Che hai visto? Bellissima. Andiamo a Bellissimo. vedere di là. Quindi questa, allora, il piano Aspetta, lo da modifico. questo lato è sicuramente.
come deposito. Proviamo a vedere l'ingresso principale, ma presumo che sia comunque un ex ristorante, a quanto pare. Vediamo di là. Dopo di te, maledetto. Si sale. No, vedi che porte, mamma mia. Sì. Questo è un patio. Incredibile bellezza esteriore, ma all'interno purtroppo è una massiva gente. Questo è il frutto, dove si sale? Ma dove si sale qua? Questo è un soppalco, sì. Tipo un soppalco. Dove si sale? Nel piano superiore. Cioè da lì non... Ci deve essere un'altra entrata, un'altra salita. Andiamo a vedere, dobbiamo girare intorno alla casa per capire. Un'altra entrata, un'altra salita. Andiamo a vedere, dobbiamo girare intorno alla casa per capire. Il contatore elettronico. Si è staccato, vediamo. Ridurre carico. Ridurre carico. Bella però. È veramente bella. È veramente bella. Sì. Sì. Quelli sono tipo armadi a muro, sono credenze a muro, guarda. Eh sì. Sì. Poi non so se era un altro tipo di appartamenti distaccati dal... Mamma mia, ma qua per fare una cosa... Oh, la caldaia, guarda la caldaia. Guarda la caldaia. Madonna, questi sono... la villa dell'ammiraglio, stessa caldaia. Sì. Queste stufe a legna, non la caldaia, forse una stufa a legna. Sì. Stufa a legna fino a 800. Ma guardate quante ragnatele qui. Si scende, però non so dove sta. No, è un... Questo dovrebbe essere, secondo me... Cos'è? Non lo so. Io... credo che sia. Ma di là invece, qua. Aspetta, che c'è? C'è avventurare? No, avventurare no, però qua continua. Vabbè, sarà tutto il sotterraneo qua. Ma qua io credo che siano le stazioni dell'acqua. Là, vabbè, sì, tutto. Qua. La chiavetta. La chiave è proprio vecchia, vecchia. Ma è enorme sto posto. Anche qui vedi avevano
Avevano in tutte le stanze, ecco, Becchi. Questo della Becchi era uno forse dei più grandi produttori di stufa a legna di fine 800, perché ragazzi è la stessa stufa che abbiamo trovato alla villa dell'ammiraglio. Becchi, Becchi, vedi? Stessa stufa. Quindi ragazzi, si presume che questa villa fosse comunque un'attività commerciale, perché come avete visto abbiamo trovato un sacco di tavoli a pian terreno accatastati in una stanza usata come deposito. Però credetemi che il valore e la bellezza di questa villa, forse una vecchissima masseria risalente all'1800, secondo me a fine 800, è veramente magnifica, anche perché, come vi ho già detto, questa stufa della Becchi, che è stato uno dei più grandi produttori di stufe a legna di fine 800. Cioè, ragazzi, meravigliosa, che non merita di restare nell'attuale stato in cui versa, cioè di totale abbandono e purtroppo degrado. Meno male, vedi, in ogni casa abbandonata c'è sta sembra un gabinetto. Meno male. Meno male. Pure a San Giorgio. Pure a San Giorgio. E pure a Castelpoto. E di qua non siamo andati. Non siamo andati? No. È un bagno. Ed è la porta che si è chiusa di qua. Caso falle tu delle riprese, non ci vado. Vado io. Sì, ma non, prima ti passo, se ci riesci, se no lascia stare. Sì. Ah, ti passo. Che fatta sta? Sta avanti il bagno. Lo so, per quello ti chiedo. Ma lasci trova, ma dopo. Ah, vabbè, questo è pure stabile, dai. Tieni, tieni. Prendi le riprese qua. Sta già messo? Sta tutto registrato, devi solo riprendere. Cioè, faro. Se c'è qualcosa di interessante, entro, sennò che buco. Niente, no? No, per adesso no. Vediamo di qua. Di là, sì, se vuoi. Vediamo. Là, è vuoto. Sì. Cioè, no, è proprio chiuso, è murato. E di là che sta? È solo una vasca e il muro, no, è una specie di nicchia dove ci sono degli appendini. Sì, un armadio a muro, sì, un guardaroba. E qua chissà se si, vabbè, tanto così si apre, abbiamo già capito dove va. Vabbè, no, non ci sta niente. No, perché le zanzare qua. Tenga capa tosto. Quindi non hai trovato niente, perché l'avevo detto. Non ho trovato niente, ma se non vai a vedere non lo sapevamo mai. Bisogna andare sempre a vedere tutto. Grande. Intrufolarsi. Infilarsi. E quando ci vuo? Si è da tra sì, quando ci vuo. Cioè, rimani congiunti. Com'è? Concerte. Non ti ricorda qualcuno? Cecilia? Com'è che fa Cecilia quando si arrabbia? Cioè, ragazzi, Cecilia sarebbe nano. Che quando la riprendiamo, com'è che fa Olimpio quando Cecilia si innervosisce? Niente ragazzi, allora noi abbiamo appena terminato l'esplorazione di questo posto magnifico, di questa villa magnifica, che scoperta quasi per caso, in quanto parzialmente nascosta dalla vegetazione,
e sicuramente non merita di stare nello stato in cui versa, cioè comunque di totale abbandono. Si presume questa villa, questa masseria sia stata utilizzata come attività commerciale, come ristorazione, pub, non lo so, anche se io non ho alcun ricordo di questo luogo utilizzato appunto come presunta attività commerciale. Fatto sta che abbiamo trovato un sacco di mobili accatastati, materiale per cucine, tavoli, sedie, bicchieri e quant'altro. Quindi niente ragazzi, l'esplorazione di oggi finisce qua, spero che questo posto vi sia piaciuto, vi invito sempre a seguirci, ad iscrivervi a entrambi i canali e lasciare un like e un commento, perché per noi è fondamentale per portare avanti questa passione e mostrarvi sempre più luoghi di questo tipo. Nulla, ci vediamo alla prossima esplorazione. Questo piccolo castelletto, nascosto nei rigogliosi boschi pugliesi, è stata una piacevolissima scoperta. Ed è la dimostrazione di come, studiando attentamente il territorio con l'ausilio di Google Maps, sia possibile scovare preziosi tesori nascosti anche in Puglia, dove l'urbex, rispetto alle altre regioni in Italia, è notevolmente più difficile. Certo di avervi portato anche oggi contenuti esclusivi della nostra amata terra, vi do appuntamento ad un prossimo episodio di Gripta Aventura ed Urbex Puglia.